Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che, una volta operativo, invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi, se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. Martedì 26 settembre, alle 12, i telefoni cellulari in Abruzzo saranno raggiunti da un messaggio di test ET Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Superata la fase di test, ET Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare in caso di maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. ET Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle. Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio ET Alert. Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione e il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti.